Ciao a tutti, sono Spigarontotto e benvenuti in un nuovo video qui sul mio canale. Come vedete siamo su TechCraft, questa è la puntata numero 10 se non sbaglio. Nella scorsa puntata eravamo rimasti al scaricamento della roba che avevo appena rubato, preso in prestito al villaggio. Quindi torniamo subito nel villaggino, villaggio da saccheggiare e da prendere in prestito. Quindi su avevo già controllato, andiamo avanti. Qui ho già rubato tutto, sì, circa. Quindi passiamo in questa casettina molto rustica, molto bella. Attendo, purtroppo devo andare a, cioè devo risparmiare anche sui blocchi di Teo. Ah, là c'è il fantastichissimo pozzo. Fantastichissimo, non si può sentire, ma vabbè. Qui abbiamo un robot rotto. Qua ci prendiamo tutta la roba perché siamo un po' a corto di cibo. Anzi, adesso non più. Grazie ai villaggini che ci hanno fornito delle patate da coltivare, perché come sapete a me piacciono le patate, ma non c'è nessun doppio senso, lo giuro, su, non lo so. E questa cosa sarebbe? Sono al corrente del fatto che ruberò tutto quello che c'è. Treni, mi piacciono i treni, ok. Oh, la voglio. Dimmi che la posso rubare. No, no, non ci credo. Tu che cazzo sei? Ci sono i treni. Ci sono i treni. Ci sono i cazzarolissima di treni. No, no, non ci credo. Libri, a cui non diciamo assolutamente no. Ci prendiamo anche queste. Tu, cosa ci dai? Steel frame, non mi interessano. Ti ho detto, vabbè, l'ho fatto scappare ormai, quindi lo ritroverò prima o poi se mi dovesse servire. Oddio. L'italiano non è un'opinione, come la matematica circa. Beh, questo modpack, mamma mia, mi dà sorpresa ogni giorno. Cioè, oh, che bello che sei. Che bello. Tu, Avangul. Le api che non so usare, quindi vabbè, le rubiamo lo stesso perché siamo avidi. Okay. I fiorellini ci potrebbero servire. Tutto può servirci a noi avidi. Questo legno cosa sarebbe? No, tu non puoi entrare. Oh, le. Quella tanta roba abbastanza facile da trovare. Usciamo. Questa casetta. Sì, lo so, i miei metodi di entrata sono i migliori. Le ho visitate quasi tutte. Allora, tu cosa hai da offrirmi? Un'altra casa della Tinker. Quindi dovrò andare. Allora, innanzitutto facciamo un bel waypoint. Waypoint. Tinker. 2. Down. Poi andiamo a casa. Ah, latest di death. Sì, andiamo a casa. Teleport 2. Ok. Dovremmo trovarci tipo davanti a casa. Yes. Ok, andiamo a vuotarci un pochino. Questo è dei treni. Però la metterò, vabbè, farò una cesta. Abbiamo una cesta. Certo che ce l'abbiamo, l'ho rubata. Cosa posso mettere qui? Ok, tu. No. No. No, ma che cazzo faccio? Ok, mettiamo una bella cesta qui. Dove mettiamo? Mettiamo tutta la roba elettronica, quindi i treni compresi. Poi dobbiamo fare una chest per le api. Abbiamo del legno. Mamma mia. A corto di legno. Cioè in un modpack dove c'è la tree capitator. A corto di legno. Mi vergogno di me stesso. Quindi facciamo una bella chest tutta per le api, perché come sapete la roba delle api è molta, quindi. Ah, le lanterne, che figata. Come si fanno? Sono una cazzata. Le mettiamo qua fuori. Cambiano colore ogni volta. Wow. Non posso fargli cambiare colore e farla uguale. Grazie.
E se tiro un impulso di redstone? So che sto per sprecare il legno, però voglio provarci. In ogni caso, dai, una leva serve sempre. No? No? Sì che serve sempre, ve lo dico io. Allora, incrociamole. Brutto figlio di... Ok. Ti odio. Vabbè, almeno la porta la... Fangulus. Vabbè, la teniamo così. Allora, roba elettronica, avevamo detto. No, lì è per le api, lì è per la tinker. Roba elettronica, qui. Questo, che anche se di elettronica ben poco. Tu a cosa servi? A cosa... Che cosa sei? Grafter. Credo sia per le api, visto che era nella casa delle api. Quindi lo lasciamo là. Natura, abbiamo un bel po' di roba da mettere. Ok. Poi, strumenti. Mettiamo i libri, questo handbow. Questo li mettiamo qui insieme a questi. No, questo è delle api. Questo nel legno. E questo è l'elettronica. Dobbiamo prendere un po' di legno. Adesso andiamo a dormire. Poi torniamo nel villaggio, prendiamo un po' di legno, rubiamo. Questa è la parlata, rubiamo. Però non dalle case, dagli alberi, perché ci mettiamo meno tempo. Quindi Tinker 2, Teleport 2. Ok. Mangiamo. Ah, dobbiamo andare a mangiare. Allora, vediamo un pochino. Qua cosa abbiamo? La domanda è, ci sta nell'inventario? Yes. Quindi rubiamo questo. Rubiamo questo. Rubiamo questo. Rubiamo questo. Questa robetta credo che non ci stia. Oddio santo, no, non ci sta. Questo ce la prendiamo. Su c'è qualcos'altro? Una gallina. E noi la prendiamo, così possiamo diventare gallina. Le galline volano su in Minecraft. Bah, torno subito. Non sto dicendo a voi, sto dicendo al tipo, naturalmente. Teleport 2, torniamo indietro. Credo che la chest per la Tinker non ci basti. Caspiterina, aggiungerei caspiterina. No, credo proprio di no. Bah, invece sì. E invece sì. Ci basta benché... No, tu non sei della Tinker. E neanche tu. Ci basta. Ci basta. Ok, il chest. Ah, ecco, la chest mancante. Hai visto? E poi dicono che rubare non paga. Questo lo mettiamo insieme alla roba elettronica, perché è effettivamente roba elettronica. Lanciamo il pollo. Ok, buttiamo questa roba qui. Perfetto. Avevo messo qualcosa a cuocere? Da mangiare? No, perché vedo che sta finendo molto velocemente. Andiamo in Tinker 2. Finiamo di prendere la roba, anche se non ci basterà un viaggetto, però vabbè. Oggi è tutto etto. Ino. What? Ah, questa però no, vero? Beh, ci prendiamo anche qui, come dei morti di fame, la lana, però... Però niente, tu cosa chiedi? Ah, beh, sei conveniente, mi dicono. Dalla regia, naturalmente. Ah, quanto è bella la vita del studente in vacanza. Che non sa ancora gli esiti finali. Cioè, li sa, ma non li sa. Li sa, ma non ha la certezza. Però vabbè, dettagli. Sta roba prendo. Ok, poi. Questa è la casa dove sono appena uscito, giusto? Sì. Quella ho già visitata. Allora, prendiamo un po' di legna. A questo punto prendiamo anche questa, sti gazzi. Tanto ci serve legna, giusto? Non è per costruire in ogni caso. Ci serve solo per craftare, quindi sti gazzi. Ah, che bello. La Tricapitator. Fare una statua a chi ha creato quella mod. Ah sì, queste cose che sono comodissime. Perché credo che diano, cioè credo che si possa mangiare la roba che danno. Gli strawberry. Vediamo. What the fuck? Ok, basta. Basta. Il mio personaggio va da solo. No, non è vero, sono io che... Non riesco a fermarmi. E voi cosa siete?
Slick water. Slick water, vediamo un pochino cosa ci possono dare. Utility, il pane. Interessante. Buttiamo questo pezzettino di legno. No, forse non ci siamo capiti che voglio. Ah, ok. Sì, sto facendo come. Cioè, sto facendo l'agricoltore in questo momento, lo so. Che non è da me, però abbiamo bisogno di cibo. Di cibo. E poi mi piace. Perché non sono abituato a coltivare in Minecraft. Nel senso. Oh mio Dio. Non facciamo domande. Bei papaveri, credo. Tulipani. Credo di averle visitate tutte queste casette. Sì, credo di sì. Allora, vediamo un pochino. No, non proprio tutte a quanto pare. Questa non me la ricordavo. Ciao. Ok, sì. Oh, mi sono dimenticato una fucking. Non posso andare via senza quella. Ok. Ora possiamo anche tornare a casa. Se non ho visitato una di queste case, avvisatemi perché probabilmente non l'ho fatta apposta. Il mio istinto di furbacchione che ruba tutto c'è, quindi avrei rubato tutto se non fosse per la mia memoria. Infatti non mi ricordo dove sono già passato, quindi vabbè. Qui sono già passato, oddio, sono passato attraverso la porta. Va bene, torniamo a casa. Home. E iniziamo anche un orticello, ho deciso così, sì. Casa. No, innanzitutto prendiamo Tinker 2. Andiamo a casa. Lasciamo il coso del villaggio, anche se l'abbiamo già visitato perché. Potrebbe servirci per i villaggeri, sì. Questa chest no, non ci basterà. Ma io ho questi perché non li uso? Ho le pattern chest. No, non è il posto adatto in cui metterle. Vabbè, per adesso li mettiamo un po' a Caxius Clay di cane. Ok, e lo riempiamo di pattern. Ok, se qualcuno sa come funziona questa mod, si faccia avanti perché io non lo so. Ve l'ho già detto e ve lo ripeto. Cioè, ho visto più o meno come funziona, ma non capisco la logica di questa mod. Quindi se non capisco la logica non ci so giocare. Molto semplicemente. Ok, abbiamo fatto un bel po' di spazio. Ma questi mettiamo dall'altra, giusto per equità. Lia, Equitalia, no, non nominiamo quella parola in vano, fatemi toccare, ok. Part Builder, è sempre la Tinker, credo, sì, ok, poi legno, abbiamo preso un pochino, la lana la mettiamo qui, la cobblestone la mettiamo qui, anzi la cobblestone la mettiamo qui, perché mi viene sempre andare a sinistra per prenderla, quindi. Poi, mettiamo questo, questo no, questo, ok. E il coso, la lanterna la mettiamo qui. Non abbiamo niente da mangiare, perfetto. Cioè non dobbiamo mangiare. Iniziamo a coltivare. Allora, cosa coltiviamo? Ah, barley. Ah, prendiamo la roba che possiamo già utilizzare per fare roba da mangiare. Ok. Ma si possono usare anche mischiate. Tipo come si fa con il legno quando. Peccato. Sì. In ogni caso abbiamo roba da mangiare. Yeah! Cosa coltiviamo? Cosa coltiviamo? Patate. Prima di tutto però, sì, mi sono ricordato che effettivamente dovevo prendere della terra perché non c'era. Non c'era bastata. Non è bastata per coprire tutto questo. Quindi andiamo a prendere un po' di terra. L'andiamo a prendere qui, visto che per la prima volta non siamo in un'isola, finalmente. L'isola, cioè, credo di non essere in un'isola, magari un'isola gigante, che ne so. Strawberry? Ok, gli strawberry mi stanno piacendo. Nel senso che, boh,
Se funzionano come penso io, saranno un ottimo affare. Allora, devo... Oddio, non ho la pala. Ah, sì, è qui. Mamma mia, come ci vedo bene. Ah, ci sono gli alberi della gomma della Mine Factory. Ho la netta sensazione che la Mine Factory sia un po' sottovalutata in questo modpack. Non si vede molto in giro roba della Mine Factory. Cioè, tipo, gli alberi li ho visti solo adesso. Ok, però non siamo venuti a prendere alberi, quindi facciamo quello per cui siamo venuti a fare. Cioè, facciamo quello. Oddio, no. Allora, devo assolutamente farmi passare questa storia. Perché si inizia a balbettare? Perché a scuola ho un professore di italiano che balbetta e mi sta venendo anche a me questa specie di, non so, vizio, come si può dire. E mi dà fastidio, certe volte non riescono le parole, devo respirare, prendere fiato. Vabbè, quella è una cosa anche mia, perché io parlo veloce, normalmente. Lo sapete benissimo. Cioè, tu se non spiegano 3 minuti in un nuovo video qui sul mio canale. Ecco, un esempio stupido. E in più adesso balbetto anche, quindi non so se sia proprio quello che può definirsi la cosa comoda del mondo per uno youtuber. Bla 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 bla, vediamo un pochino. Sì, vabbè. Andiamo a coprire quella merdaccia. Ah, eccole le pecore di merda. Qui abbiamo un bioma dove c'è della neve, il che mi potrebbe interessare più avanti. Spero che vi piacciono queste puntate. Cioè, vabbè, per adesso non ho ancora fatto niente di così interessante, parliamone, però insomma, non ho neanche fatto una cosa così brutta. Cioè, non ho fatto video così brutti, dai, parliamone. Conosco gente che fa video con un FPS. Non riesce a parlare, vabbè, quello neanche io, quindi vabbè, basta. Autocritica 10 più. Ok, sta diventando notte, ma noi siamo fighi, giusto? Quindi troviamo un centro che sia un centro. Ok, abbiamo un secchiello da qua, la risposta è sì. Se non sbaglio, grow sino a 7, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ora andiamo a dormire e vediamo dove sparisce. Dove non viene più idratato dall'acqua, ecco. Se non sbaglio è la 7, se non è a 7 comunque è a 5, quindi in ogni caso non è che ce ne freghi molto. Ah, la, 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 la. Dai, veloce, veloce! Vediamo un pochino. 1, 2, 3, 4, 5. Infatti, se non è 7, 5. Io ho sempre ragione. Certo, è il secondo tentativo, però. Sì. Non siete arrivati a me, puttane. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Basterà là, eh. Ho qualche dubbio, però non è così difficile da captare, quindi scusate se sono un po' silenzioso in questa parte della puntata, però non lo so, dovrei prendere l'abitudine, perché sto registrando praticamente lo stesso giorno delle altre puntate, delle altre due puntate. Oggi è venerdì 13 giugno, sono le 15:10. Sono qui per voi a registrare questa puntata. Mi sto divertendo perché era da molto che non giocavo a Minecraft e ho scoperto tante cose su questo modpack, quindi wii. Niente, quindi boh, spero che apprezziate il mio sforzo, cioè i miei sforzi. Oddio, ma che cazzo sta succedendo? Credo che non growi proprio sino all'ultimo blocco. Headset, per favore resta dove sei, non muoverti, grazie. Potato, le investiamo tutte, che ne dite? Si sta sgrowando pian piano. Credo che lo farò sgroware un pochino. Oppure no. Facciamo così.
Facciamo che li faccio piccolini gli orticelli, così non mi sbomballo la minchia con quella roba. Piccolini intendo più piccoli, insomma. 3 giri, devo fare 3 giri di ogni cosa, ok. Quindi. Vabbè, non è il caso di farlo ora. Quindi 1, 2, 3 acqua, quindi 1, 2, 3 stella. Sì. Secchiellozzo, qua ho fatto una fonte di acqua infinita. Mettiamo così. Growiamo di nuovo. Non growiamo. Dove lo è? Dov'è? L'ho finita? L'ho finita. Ma come si può finire un oe? Cioè, nella scorsa serie avevo un oe all'inizio della serie. No, ora aspetti, finisco di fare l'orto. E che cazzo. Vabbè, dai. Io sono Spiga98, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi, condividete. Mi trovate sempre su Twitter, Google Plus, sul mio sito spiga98.x10.mx, su Facebook, digitando facebook.com/spiga98official, e sul mio sito in Radio Noise, dove trasmetto Spiga98 on air, anche se ci sarà una pausa di 1 o 2 settimane, come vi ho già detto negli altri video. Trovate tutti i link comunque in descrizione e sul mio sito. Io sono Spiga98, ciao a tutto, ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo video di TechCraft. Ciao!